Benvenuti a questa edizione specialissima di Road to Release. Oggi giochiamo alla beta open di Halo Wars 2, resa disponibile subito dopo la conferenza Microsoft delle 3 2016 e che sarà disponibile fino al 20-22 di questo mese. Halo Wars 2 è il seguito del primo capitolo uscito su 360. Si tratta di uno strategico in tempo reale ambientato nel mondo di Halo. Iniziamo adesso, si va. Ci facciamo una piccola overview. Welcome to Halo Wars 2. My name is Captain James Cutter. It's important to keep an eye on the battlefield so you can react and plan your strategies accordingly. You can move your view around the map using the left stick. The right stick rotates the view. Now I'll show you how to select your units. Units need to be selected before you can issue orders. Units can be selected by moving the cursor over them and pressing the A button. Holding the A button paints a selection area over a group of units. Alternatively, tapping the right bumper will select all units on screen. Another way of managing your units is by assigning them to control groups on the D-pad. Once units are selected, the X button is used to issue orders, such as moving, attacking enemies, garrisoning structures, and capturing tactical points on the map. If you wish to take your units out of a garrison, press A to select the garrison and eject them via the radial menu. It's important that your base is receiving a steady flow of supplies and power so you can build the army you want. Supplies and power can be gathered on the battlefield from crates or by capturing and holding Forerunner power nodes. You can build additional buildings at your base to produce infantry units, vehicle units, air units, or special units. You'll always start with a base. But as you move around the map, you'll find more empty slots to build additional bases. Your base isn't your only support on the battlefield. View and unlock your commander powers in the command tree. You can access the command tree by holding the View button at any point during the game. Any abilities you unlock will be accessible through the commander powers menu by pressing the left trigger. One of the most useful commander powers is the ability to heal units. If your units are low on health, target them and use the healing commander power to heal all units within the area of effect. In Halo Wars 2, upgrading your base will advance your tech level. Higher tech levels will allow you to purchase more advanced units, upgrades, and buildings. Upgrade a base by selecting the central building and choosing the base upgrade option at the top of the radial menu. If you have multiple bases, your tech level is determined by your most upgraded base. Additionally, each building type has its own global upgrades and unit-specific upgrades. The combat in Halo Wars 2 uses a rock-paper-scissors approach. Infantry is defeated by vehicles, vehicles by air, air by infantry. Some units are counter units. They can be used against specific units, even if it breaks the rock-paper-scissors rule. Good luck, soldier, and I'll see you on the battlefield. Ecco, non ho capito un cazzo. Vedremo un po' che cosa succederà giocandola. Sembrerebbe multiplayer. Allora possiamo giocare come Capitano Cutter o come Atriox, che è il nostro avversario. Capitano Cutter, in qualità di capitano della Spirit of Fire, Cutter può fornire il supporto di truppe orbitali specializzate UNSC e potenziare le unità già schierate. Ok. Atrox è maestro in condotta, non lo so, non me lo dice più. Atrox è maestro in condotta astuta e difensiva.
sostenuto da economia avanzata e dal potere di rendere le unità temporaneamente invulnerabili. Quindi espansione base, vulnerabilità contro lance orbitali, incursioni e mobilità. Andiamo di mobilità. E qui abbiamo Super Sam, Killer e Textuary Peer in gioco. Bobbo, ok, tocca a voi, blu tocca a voi. Cosa vuol dire blu che tocca a voi? Cosa vuol dire squadra blu tocca a voi? Non so cosa posso fare io qua. Stanno facendo qualcosa in realtà. Però noi dobbiamo andare a ammazzare la gente, dobbiamo andare a sparare. Qui c'è qualcosa di interessante, è un punto di controllo. Il punto di controllo. Il punto di controllo è questo. Ok. Bravi, bravi, bravi. Devo trovare un modo per. Ok, posso fare qualcosa. Base d'assalto. Costruisci. Ok, seleziona. Qua. Boh, andiamo a vedere cosa c'è in giro. Qualcuno sta sparando qualcosa? No. Questo cosa sei? Tu cosa sei? Graficamente è molto figo. Abbiamo la. Vabbè, ci muoviamo, muoviamo la visuale con lo stick destro. Ok, abbiamo costruito la base. Base d'assalto. Ah. Ricicla QG, no. Che ancora non ho fatto niente. Ok, costruite. Ah, ok, questo ci dà la possibilità di creare delle risorse. Perfetto. Ok, andiamo a prendere anche questo. Ma non credo sia un punto risorsa a questo punto. Questo è il bordo dello schermo. Queste sono risorse. Ma non lo so. Punto controllo. Stiamo per andare nella sua base comunque. Quindi qua possiamo costruire cose. Ok, dove cazzo è il punto di controllo? Fammelo vedere. Quello lì, centrale. Ah. E noi andiamo verso il prossimo. Questo punto di controllo. Questo punto di controllo. Ok, allora usa il paradigma della sasso, forbice, carta. La fanteria distrugge i mezzi volanti, mentre la. Ma è questo un punto di controllo? Sì. Ok. Mentre i mezzi volanti sono molto efficaci contro i mezzi da terra, motorizzati da terra, i motorizzati da terra sono ottimi contro la fanteria. Quindi questo è quello che ho capito. Io adesso sto prendendo un punto. Ok? E poi mi muovo, direi che mi posso muovere. Ok, grande. Mi posso muovere dove?
Qui dovrebbe esserci la sua base. Potrebbe esserci la sua base. Io non ci tengo tanto ad avere un contatto con lui. Vado verso il punto C. Mi piace molto, graficamente mi piace molto. Punto C, punto C. Punto di controllo C. Questo. Ha dei mezzi volanti il signore, io li spacco tutti. D sono io. Engage! Enemy, sono io il domination point di... Dai, prendi. C, ok, C sono io. Questi chi sono? Sono nemici? No, sono amici? Sono amici, perfetto, sono i nostri. Quindi dai, andiamoci dentro e poi andiamo a prendere B. Intanto fabbrichiamo. Non ho cose, ok. Non ho risorse. Ok, andiamo. Andiamo a prendere l'altro punto di controllo. È una base questo. Chissà se viene il signore. Ha solo mezzi aerei questo qua. Meudeu. Bravo, bravo. Tu sblocca che io prendo punti di controllo. Ah, ecco. Venite, venite. Sì, ma datemi una mano però, infami. Perfetto. Dovrei avere ancora qualcosa qua. Sì. Bravi, bravi. Il nemico è stato già eliminato. Perché 56 è completato? 37 completato. Cosa non mi è chiaro? Ah, probabilmente ho tolto l'influenza. Ho tolto l'influenza, sì, e adesso gliela sto mettendo. Intanto le mie truppe qua dovrebbero essere pronte e noi andiamo a prenderla. Bravo alleato. Andiamo a prendere il punto anche quell'altro punto. Prendiamoli tutti. Qua c'è la guerra in corso. Avanti, fate i danni. Venite qua. Sono un po' nella cacca.
Non ho risorse. Ok, stiamo qua. Non posso costruire niente, quindi probabilmente c'è uno strumento che mi permette di raccogliere cose che io sto bellamente ignorando. Bravissimo. E poi direi che ho questo punto di controllo qui. E come punto di controllo ci siamo. Questi magari li lasciamo lì. Prendi. Perfetto, ci manca un punto di controllo. Qui stanno sparando. C'è una guerra in corso? Sì, e noi li prendiamo da dietro. Vai. Si è lasciato scappare. Ah sì, sono qui. Cosa è successo? Boh. Andiamo dal nostro rivale. Andiamo a vedere appunto l'unico punto di controllo rimasto in suo possesso. Andate a prendere A. Non riusciamo a ammazzare sto qua. Addio. Chissà perché quell'idiota non va. Bravo. No, non va bene. Dovrei avere delle risorse. Non ho più risorse io. Chissà se l'altro ha anche voglia di giocare. Tranne pochi. Ok, li ho mandati in guarnigione. Ok, i punti guarnigione quindi sono interi. Io devo sbloccare dei punti. Ok. Quindi adesso noi prendiamo il punto lì. Oddio. Guerra in corso? Sì. Ah, la vedo dura.
Perso B, il mio collega non sta facendo un cazzo di niente? No, sta morendo. E io non ho risorse. Quindi è una questione di tempo. Stiamo, io sto prendendo il punto D. Ok, devo. Sono in pochi. Rimaniamo lì. Il C stiamo perdendo. Attenzione, eh. Il C, qua io devo avere il modo di costruire risorse. Quindi potrei dare via. Vediamo che succede se faccio sta cavolata e vado alla mia base. Solo un gruppo di marine. Lo so bene. So benissimo, ma. Merda. Io ho bisogno del mio collega. Ok, gli devo far prendere. Questo è lui? So, e noi stiamo perdendo seriamente punti. Mamma mia, mi inculano. Ok, bisogna stare qua. Stanno arrivando di prepotenza. Ok, no buono. Vorrei sapere dov'è il mio alleato in tutto questo. Ha fatto solo crescere la sua nave, però non ha fatto guerra. Per noi si va verso la fine. No, servono delle cose, serve la crescita. Entrambe, come in tutti i giochi che si rispettino. Loro hanno creato. Eh sì. Se questo qui non ha elementi per contrastarli, abbiamo perso. In ogni caso, molto bellino. Uno dei nostri edifici. Ok, vediamo la fine della guerra, direi. Fatto anche un carro armato.
se non tieni i punti di controllo. Sconfitta. Ok, analisi, io non ho riciclato risorse, quindi sono solo andato avanti con i Marine e non avevo birra, però ho fatto 5 punti conquiste e 4 rubati. Il nostro collega ha fatto un punto conquista e uno rubato, punto che ho liberato io, mentre il nostro nemico è stato sconfitto subito, tranne Texture Repair che invece ci ha aperto a metà. Quindi GG, come si dice in questi casi. E con questo vi saluto, spero vi sia piaciuta questa prima giro sulla beta di Halo Wars 2. Il gioco single player è qualcosa di diverso, ma anche il multiplayer dice la sua e si mette in aperto conflitto con StarCraft, direi. Ciao!